Stefano, mi presento velocemente, ho 26 anni, sono di Settimo Torinese, in provincia di Torino e faccio parte della JOC da circa 10 anni. Sono qua per raccontarvi un po' la mia storia barra disavventura. All'inizio pandemia decisi di andare a fare una stagione lavorativa estiva in Puglia. Io sono cuoco e ho sempre studiato nella ristorazione. Ovviamente poi è successo quello che è successo, quindi mi sono trovato molto confuso, molto depresso anche perché effettivamente ho deciso di fare un qualcosa più grande di me, di fare un passo in avanti e mi è caduto tutto il mondo addosso, quindi non è stato proprio un bel periodo, ecco. Però sono qui oggi per dare non speranza, ma cercare di invogliare un po' la gente a trasformare questa cosa negativa in molte cose positive. Io mi sono reinventato, nel senso che finendo la stagione hanno di nuovo richiuso tutto, quindi sostanzialmente il mio lavoro in questo momento è come se non esistesse. Ma non mi sono perso d'animo, nel senso che mi sono reinventato e adesso lavoro come corriere da Amazon. È un lavoro che non mi piace, non è mio, però tra tutti i lavori che potevo fare, fabbrica, un negozio o altro, è quello che sostanzialmente magari più mi piaceva, era dinamico, alzi pesi, fai qualcosa, ecco, io non riesco a stare fermo. Ed è secondo me questa è una cosa che dovremmo pensare tutti quanti, il cercare di non stare fermi innanzitutto, perché non è la soluzione stare fermo e aspettare, ma reinventarsi e cercare di rimboccarsi le maniche, perché innanzitutto il sacrificio verrà sempre ripagato, secondo me, e questo è proprio palese. Però adesso, ad esempio, sto riuscendo a mettermi un gruzzoletto da parte perché ho delle ambizioni e queste ambizioni fanno comunque parte anche il mio lavoro di prima, il mio vecchio lavoro, il cuoco, e non lo abbandonerò mai perché se uno ha un sogno non penso che debba mai rinunciarci, anche nonostante se c'è una pandemia globale. E quindi che sia aprirmi un'attività o creare un'attività nuova, innovativa, ho tante idee in testa e ho tanti begli obiettivi, bei sogni e non ci rinuncerò mai.